E siamo all'ultimo esposimetro di questa edizione, il premio alla carriera, che va a Pierre Lhomme. L'augurio di una buona serata. Si conclude così la decima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica intitolato a Gianni Di Venanzo. Un premio dedicato esclusivamente a direttori o autori della fotografia, fortemente voluto dall'Associazione Teramo Nostra per onorare la memoria di uno dei più grandi direttori della fotografia nella storia del cinema, Gianni Di Venanzo. Premio Oscar per la fotografia con 8,5 di Federico Fellini e soprattutto maestro indiscusso dell'arte della luce cinematografica. Chiuso il sipario al Teatro Comunale di Teramo, gli ospiti del premio Gianni Di Venanzo, come ogni anno, visitano uno dei comuni della provincia di Teramo, ricca di storia e monumenti. Quest'anno la luce e l'interesse del premio Di Venanzo si accendono su Campli. Prima tappa la necropoli di Campovalano. Dislocata in un terrazzamento a poco più di 500 metri sul livello del mare, ai piedi della montagna di Campli, è l'esempio eclatante di come il territorio camplese abbia avuto, sin dalla preistoria, civiltà e insediamenti rilevanti. Le tombe della necropoli camplese, comprese tra i secoli XI e II a.C., hanno permesso di riportare in luce reperti archeologici di notevole interesse scientifico, oggi ammirati nel Museo Archeologico Statale di Campli. Reperti che danno un cospicuo contributo allo studio della civiltà italica, del Pretuzio e del Piceno. Grazie a questi oggetti si sono scoperti i rapporti commerciali dei nostri Pretuzzi con gli antichi popoli dell'area mediterranea. Qui sono passati i Galli Senoni, ossia i Galli che provenivano dal nord, a un certo punto si sono fermati in Lombardia, sono andati i Celti a Venezia, cose eccetera. I Senoni, dopo aver costruito Seni, Gallia, sono andati alla conquista di Roma. Nella necropoli è in fase di realizzazione un parco archeologico capace di rimettere a vista la Via Sacra e le tombe circolari a cumulo in uso dal VII secolo a.C. Dopo aver scavato e rivestito di pietre fluviali o lastre di roccia la buca rettangolare, gli italici di Campovalano vi adagiavano il defunto insieme alle armi e agli oggetti di uso quotidiano. La fossa poi era chiusa con tavole di legno e ricoperta da un cumulo di terra delimitato da un circolo di grosse pietre di fiume. La necropoli di Campovalano dista 2 chilometri circa da Campli, città ricca di storia, arte e cultura, e ancora con un evidente tessuto urbano medievale. Campli ha saputo custodire anche le tradizioni che l'hanno resa ricca e potente fin dal 200. Ancora oggi conserva il mercato settimanale domenicale, istituito tra il 1292 e il 1296. 700 anni di libero scambio di merci nel proprio centro storico spiegano la propensione alle attività commerciali del popolo camplese, mantenuta viva fino ai giorni nostri. Alla fine del 200, a Campli, la potente corporazione dei lanaioli e i ricchi commercianti borghesi mal sopportavano il sistema feudale che intralciava l'emancipazione commerciale. Così, questi fecero costruire nella città il Palazzo del Parlamento, l'edificio civico più antico d'Abruzzo, e una grande piazza antistante destinata a diventare il cuore della città.
La piazza diventa così il centro del potere amministrativo, ecclesiastico, economico e commerciale. Il noto storico della Teramanità, Nicola Palma, di Natali Camplesi, scrisse: «A quell'epoca Campli saliva a eminente stato di floridezza». La superba torre duecentesca di Santa Maria in Platea, sormontata dal quattrocentesco ottagono di Antonio da Lodi, simbolo della città, svetta sulla piazza e invita a visitare la cattedrale. La realizzazione della chiesa di Santa Maria in Platea ha avuto vicende molto complesse, iniziate nel XII secolo e ultimate nel XVIII. Cattedrale dal 1600, all'epoca dell'istituzione del Vescovato, la chiesa si presenta oggi nella veste settecentesca. Da quando lo scultore e architetto ticinese Canturio, di scuola lombardo-comasca, realizzò alcuni altari laterali e sistemò la cimasa della navata centrale con le statue di gesso che raffigurano santi. Campli fece realizzare dal pittore di Chieti un soffitto ligneo unico, diciamo, no? Con tre grandi raffigurazioni. Il soffitto ligneo raffigura le scene del battesimo e del martirio di San Pancrazio, patrono di Campli, e l'assunzione in cielo di Maria Vergine, compatrona della città. L'uomo camplese, insieme alla sua imponente architettura, conserva numerose opere d'arte, a volte di pregevole fattura, che conferiscono al tempio cristiano un forte senso di sacralità. Il cuore della cattedrale è la cripta, che affascina per la purezza delle linee architettoniche del XII secolo, dettate dalle piccole volte a crociera, sostenute da esili ed essenziali pilastri, che donano al luogo un'armonia particolare, scandita dalla successione delle navate. Nella cripta si conserva un ciclo di affreschi di scuola giottesca, realizzati intorno al 1330, di rara bellezza. E qui questi dipinti, perché Campli poi ha avuto una scuola pittorica notevolissima con Giacomo e Matteo da Campli nel 400, questi sono precedenti, però ci sono delle tecniche che sono state riprese dalla scuola campese. Una di quelle, le aureole, incise proprio, sono incise in tonachino. È interessante vedere anche i soldati fatti come erano all'epoca, vedete, con le armature in calzamaglia, vedete? Veramente molto molto significativo. Campli è ricca di case nobiliari di pregevole fattura. Una di queste, la meglio conservata, è quella detta Casa del Medico,
che presenta originali il cortile e la facciata di fine Cinquecento. La chiesa di San Francesco è uno degli esempi meglio conservati del romanico francescano abruzzese. Caratterizzato dalle due loggette laterali all'ingresso, all'interno ancora si conservano affreschi votivi del 300 e del 400. Un raro crocifisso ligneo dipinto di scuola umbra. E i resti di un trittico su tavola di cola da matrice del 1510. Campli è nota soprattutto per il suo santuario della Scala Santa, istituito nel 1772 con bolla papale di Clemente XIV, con le stesse indulgenze di quella di Roma. Costruito in stile neoclassico, ben disposto nelle minute strutture atte a favorire la preghiera e la contemplazione, le immagini, la scalinata, soprattutto la scalinata d'onore laterale, le tele sono precedenti, come l'abbiamo scoperta? Perché nel restauro abbiamo scoperto che le tele sono dipinte anche sulla parte del risvolto del legno della tela, no? E qualche pezzo è stato aggiunto perché c'è una forma trapezoidale. La scalinata d'onore si sale in ginocchio. In questo modo il fedele, comunicato e confessato, può acquisire l'indulgenza plenaria nei giorni prestabiliti o l'indulgenza ordinaria in tutti gli altri giorni. I periodi per lucrare l'indulgenza plenaria sono la terza domenica dopo Pasqua, la Pentecoste, la terza domenica di settembre e l'ultima domenica di ottobre. Lucrare l'indulgenza plenaria significa ottenere la remissione di tutta la colpa temporale dovuta a Dio per offese recategli con i propri peccati. Per questo il santuario camplese, incentrato sulla passione e resurrezione di Gesù, ha una valenza religiosa straordinaria. Il luogo di rappresentanza civile per Campli, dal 200 a oggi, è stato il Palazzo del Parlamento, noto anche come Farnese, per via della famiglia feudataria.
Naturalmente il sindaco di Campli ha accolto nel Palazzo Parlamentario la delegazione del premio di Venanzo per la fotografia cinematografica. Questo paesino diventerà una piccola cittadina, gli vorrei dare il nome perché sarà la cittadina dei musei, avremo due musei, un museo d'arte sacra che penso che fra un anno sarà aperto e naturalmente sarà allargato nel giro di qualche anno anche il museo archeologico. Vi ringrazio, qui a fianco c'è un piccolo rinfresco, e grazie a tutti quanti voi di essere venuti e spero che portate la voce in giro di Campli per quello che è. Grazie. Lui parla tutte le lingue, no, perché no, è il Papa. È il Papa, infatti gliel'ho detto, no, però non ci ha detto che c'era la scala salvata. Guarda macchia, non possiamo dire no, che abbiamo attore, attore non no, guarda no, macchia. No, l'ospitalità sono stati esaltati da un buffet preparato nella sala consiliare, dove i prodotti tipici della radicata tradizione enogastronomica di Campli hanno allietato e rallegrato il palato degli ospiti.